ci aspetta una giornata interessante e parte questo primo talk show sui cambiamenti, che è una parola che si sente ormai da molto tempo dire a tutti i livelli e alla quale ci dobbiamo sempre più abituare. Ed è un tema che si innesta in maniera molto, molto importante a quello che è il tema della Gran Loggia, che è il coraggio delle idee e la costanza delle azioni, perché per fare dei cambiamenti naturalmente è importante che ci sia il coraggio delle idee e la costanza delle azioni. E noi adesso inizieremo, vi presento i relatori, ce n'è uno che sta per arrivare, il presidente dell'Eurispes Fara, ma dicono che sia in arrivo, però intanto è bene iniziare. E vi presento, ho qui alla mia sinistra l'onorevole Renato Soru, e l'onorevole Mario Caligiuri e poi il professor Barrotta dell'Università di Pisa, filosofo della scienza. Alla mia destra invece il professor Maurizio Borghi e il dottor Scrofina, che, del quale poi sentirete parlare con la sua relazione di questo sistema innovativo per quanto riguarda la moneta di scambio. Bene, allora, volevo fare prima di una breve premessa, invitare sul palco per un breve saluto, come giusto che sia, il gran maestro del Grande Oriente d'Italia, Stefano Bisi. Grazie a tutti, grazie ai relatori che hanno accolto così cortesemente il nostro invito. Li ringrazio davvero di cuore. Dopo l'insediamento dello scorso anno, per me, per questa giunta, è la prima Gran Loggia e avervi ospiti è un motivo di grandissimo orgoglio, soprattutto per l'entusiasmo con cui avete accettato di partecipare a questa tavola rotonda. Io non mi voglio far rimproverare dal professor Barrotta, che qualche anno fa, nel 2011, mi disse: basta chiamare talk show le tavole rotonde, basta con questi inglesismi. Lui che è stato direttore dell'Istituto di Cultura Italiana a Londra, usiamo anche il nostro italiano. Quindi questa tavola rotonda, il tema i cambiamenti. C'è una canzone che Dino Fioravanti, il nostro gran bibliotecario, il gran bibliotecario del Grande Oriente d'Italia, mi ha fatto conoscere un paio di mesi fa. Lui, che è un uomo insomma maturo, mi ha detto: prova ad ascoltarla. L'ho provata ad ascoltare e Vasco Rossi dice che è facile cambiare un'auto, è facile cambiare un vestito, però è importante riuscire a cambiare noi stessi. Se saremo capaci di cambiare noi stessi, saremo rivoluzionari, faremo la rivoluzione. E per i liberi muratori del Grande Oriente d'Italia la rivoluzione è una rivoluzione del cuore. In questo mondo dove non si parla più di amore, nemmeno gli adolescenti dicono ai coetanei ti voglio bene, ti amo, i liberi muratori sono in grado di dirlo ancora, di usare ancora questa espressione, amore. Quindi il cambiamento che dobbiamo fare, e qui abbiamo davanti persone
che hanno fatto dell'innovazione anche il loro modo di agire nella vita di ogni giorno. Noi liberi muratori, perché si sia pronti al cambiamento, dobbiamo cambiare prima di tutto noi stessi. E l'augurio che faccio ai relatori e a tutti voi e a questa gran loggia che si apre con un evento di altissimo livello. Grazie ancora. Grazie al Gran Maestro. È arrivato anche il Presidente Fara, che lo aspettavamo, e adesso quindi possiamo iniziare questa giornata di lavori che ci attende facendo proprio una cartolina dell'Italia che cambia, perché a gennaio è stato presentato il rapporto Eurispes e quindi ci sono stati tanti fatti che inducono a credere che questa Italia, in qualche maniera, tra coraggio, rinuncia, sacrifici, sta cambiando. E quindi vorrei appunto che il Presidente Fara ci tratteggiasse questa cartolina dell'Italia che cambia. Mi avete infilzato a bruciapelo, perché io ho vagato per Rimini per una buona oretta e speravo di essere il secondo, il terzo a parlare per cercare di capire almeno che aria tirava, insomma, però mi adeguo. Intanto buongiorno a tutti, volevo ringraziarvi per l'ospitalità, ringraziarvi per questo invito. Io non ho le idee chiarissime, nel senso che non so se devo fare una relazione, se devo fare un intervento, quanti minuti ho a disposizione, cosa... Sono 15 minuti e chiaramente se qualche minuto in più non è un problema e quasi tutti cercheremo di mostrare. No, cerco di stare nei tempi. Abbraccio, appunto. Cerco di stare nei tempi. Allora... descrivere questo paese, descrivere l'Italia non è semplice, noi lo facciamo ormai da 32 anni, il rapporto Italia è arrivato alla 27esima edizione quest'anno e ogni anno descriviamo un'Italia che è sempre diversa ma anche sempre uguale a se stessa. Nel corso degli anni abbiamo utilizzato anche per descrivere questo paese delle metafore. Metafore che erano evidentemente attuali all'epoca della descrizione, che sono purtroppo attualissime anche adesso, tanto per citarne qualcuna, penso a 15 anni fa, quando per descrivere l'Italia utilizzammo la metafora di Gulliver, il gigante imbrigliato, bloccato a terra da una miriade di lillipuziani che ne impedivano i movimenti. Quella metafora poi è stata anche abusata e usata, mutuata da altri, e noi siamo felici quando le cose che diciamo vengono in qualche maniera recepite. E però, se ci riflettete, Gulliver di 15 anni fa è il Gulliver di oggi. Il paese continua ad essere un paese imbrigliato, un paese bloccato. Quest'anno, appunto, nel presentare il 27esimo rapporto Italia, abbiamo rilanciato il tema della burocrazia come grande gancio che trattiene il paese. Burocrazia e fisco sono i due impedimenti allo sviluppo e alla crescita di questo paese. In altre occasioni abbiamo descritto l'Italia attraverso la figura di Oblomov, nobilastro russo che vive in una bellissima casa, almeno dal punto di vista strutturale, ma è una casa abbandonata a se stessa, con dei servitori più o meno infidi, una casa, sporca, trasandata, e Oblomov vive all'interno di questa casa senza curarsi del degrado che via via in qualche maniera la consuma la casa e consuma
consuma egli stesso. Ed era quella la metafora di un paese, senza decoro, di un paese abbandonato a se stesso, di un paese non curato. Poi, per avere la riprova di quello che dicevamo, che era valido allora ed è valido anche adesso, basta vedere lo stato di degrado delle nostre città, l'abbandono, l'incuria. Io vivo a Roma, immagino che anche molti di voi vivano a Roma e sapete e conoscete meglio di me la situazione nella quale viviamo. In un'altra occasione utilizzammo l'immagine, la metafora di Tartarino di Tarascona, il finto eroe, insomma, che parte da Tarascona per andare a fare grandi conquiste, alla fine riesce a malapena, va a caccia in Africa, riesce a malapena, se ve lo ricordate, ad uccidere un vecchio leone cieco e zoppo che era scappato da uno zoo, ritorna in patria, però insomma facendo la figura del grande cacciatore, del grande eroe. L'anno scorso abbiamo cercato di mettere in guardia le istituzioni, insomma, l'opinione pubblica, i mezzi di comunicazione di massa sulla deriva nichilista che il paese andava assumendo, una deriva del tanto peggio, tanto meglio, una deriva che affermava l'idea che tutto ciò che esiste merita di perire, merita di essere distrutto per poter poi, come dire, riedificare, non riedificarlo, non si sa bene come e quando. Anche quella era una metafora attuale, una metafora della situazione politica ed economica del nostro paese. Quindi l'Italia che noi descriviamo, e penso che la descrizione possa essere condivisa, largamente condivisa, è un paese dalle mille facce, è un paese che non riesce a cambiare, non riesce a modificare le proprie cattive abitudini, non riesce a superare i propri ritardi, non riesce a liberarsi dei propri egoismi, dei propri corporativismi. È un paese che avrebbe potenzialità enormi, e noi questo l'abbiamo scoperto attraverso le diverse indagini, le diverse ricerche che l'Istituto svolge, un paese dalle grandissime potenzialità. Il problema qual è? Il problema è che non riesce a trasformare la potenza in energia. E se tu non riesci a trasformare la potenza in energia, è come vivere a 100 metri da una centrale elettrica e continuare a illuminare la casa con le candele. Questa è la situazione. È un paese potenzialmente forte, è un paese ricco, anche se poi la ricchezza è mal distribuita, è un paese che potrebbe dare al mondo una rappresentazione migliore di sé e non riesce a farlo, è un paese senza progetto. Il vero problema di questo paese, il problema storico, un problema annoso, è la mancanza di un progetto, cioè la mancanza di un'idea su ciò che siamo e su ciò che vorremmo essere. E questa riflessione sul progetto mi dà la possibilità di tornare al tema che mi era stato anche sollecitato, il tema del coraggio. Questo paese non ha il coraggio di cambiare, non è solo la voglia, la mancanza della voglia di cambiare, è anche la mancanza, è una mancanza di coraggio. Perché avere il coraggio di cambiare significa, appunto, ritorno a dove sono partito, significa avere un'idea, avere una prospettiva, avere una meta da raggiungere. È difficile, avere coraggio e non avere un'idea da perseguire. Insomma, il coraggio da solo non serve a niente se non si raffronta con un tema, con un ostacolo, con un problema. Il coraggio è quella virtù che ci
che ci mette in moto nel momento in cui ci troviamo di fronte ad una grande questione da superare, ad un problema, ad una difficoltà di fronte alla crisi. La crisi ci costringe a scegliere, e crisi tra l'altro viene dal greco appunto scegliere, la crisi ci costringe a scegliere, però per scegliere dobbiamo avere coraggio. E per avere coraggio bisogna sapere dove si vuole andare, perché il coraggio fine a se stesso non ha senso, non serve assolutamente a niente. Un'altra piccola avvertenza è che il coraggio non è la virtù dell'inizio. Serve a poco avere la capacità di cominciare qualcosa, non è la virtù del cominciamento. Il coraggio è la virtù della capacità di essere coerenti col cominciamento, di proiettare in avanti il proprio appunto coraggio. Il coraggio è la virtù della costanza, e ritorniamo all'idea del progetto. Cioè, io posso essere coraggioso, posso avere un moto di, come dire, moto forte, insomma, nell'affrontare la crisi, nell'affrontare la difficoltà, poi mi fermo perché non ho il progetto, non so dove andare e lì mi fermo. Quindi il coraggio non è la virtù dell'inizio, il coraggio è la virtù della costanza, della coerenza, dell'individuare un progetto e portarlo avanti, perseguirlo sino in fondo, insomma, mandare, come dire, affidarsi alla prospettiva, affidarsi al medio e al lungo termine. Ma questo è un paese che non riesce a ragionare in termini di medio e lungo termine, è un paese del presentismo, è un paese del che facciamo domani mattina, è un paese che non riesce ad avere un'idea di se stesso proiettato nel futuro. Voi lo vedete in tutte le scelte politiche, scelte economiche, scelte sociali. L'idea è di risolvere il problema nell'immediato e senza come dire, senza avere anche riuscire ad avere anche un'idea delle conseguenze delle azioni che noi mettiamo in piedi, che all'inizio e magari viste superficialmente possono anche sembrare coraggiose, poi si dimostrano invece fallimentari. Molto spesso poi si confonde il coraggio con la temerarietà, e la temerarietà non è una virtù, evidentemente, perché ti spinge a fare cose che spesso non portano a buoni risultati. Insomma, l'idea che io mi sono fatto nel corso degli anni è quella di un paese fedele a se stesso, un paese che non ha il desiderio di cambiare, di adeguarsi, di ricercare il proprio ruolo nel mondo, di acquisire una personalità e una capacità da mettere in mostra. È un paese che non sa fare neanche il calcolo delle proprie capacità, delle proprie ricchezze. La sensazione, se io dovessi così utilizzare un'altra definizione, anche questa a livello sbrigativo e di slogan, è un paese accidioso, è un paese pigro, è un paese che non sa mettersi in discussione, che non prende mai una decisione. Basta aprire i giornali e vi troverete ogni giorno tutto il contrario di tutto. Mille direzioni aperte, nessuna scelta concreta fatta, e manca tra l'altro una solidarietà, e questo secondo me è l'aspetto più grave, manca una solidarietà della classe dirigente di questo paese. Questo paese ormai da più di 30 anni non ha una vera classe dirigente, secondo me. Se voi fate una piccola riflessione, un piccolo esercizio pratico-teorico, e pensate all'Italia degli anni 50 e 60, e pensate agli uomini delle istituzioni di quell'epoca, agli uomini della politica, agli uomini dell'economia, agli uomini della cultura,
dell'arte, del cinema. Ecco, pensate all'Italia di quegli anni e vi verranno in mente almeno 100 nomi di grandi personaggi che hanno onorato il nostro paese anche a livello internazionale. Mettete da parte questi 100 nomi e riflettete su la classe dirigente attuale. E quando parlo di classe dirigente non parlo di classe dirigente politica, perché la politica è una fetta, una parte della classe dirigente. Quando parlo di classe dirigente parlo della classe dirigente generale, cioè della politica, dell'economia, del mondo dell'informazione, del mondo della cultura, dell'università. Il nostro è diventato una sorta di deserto. Una sorta di deserto, tra l'altro, privo di punti di riferimento e privo di valori ai quali ancorare anche la propria vita, la propria attività. La fine delle ideologie ha trascinato con sé anche la fine delle idee. Difficile trovare o individuare un'idea apprezzabile, un atteggiamento condivisibile. È difficile intravedere nella propria classe dirigente quel ruolo di guida che ogni classe dirigente deve avere. Insomma, per dirla in soldoni, il pesce puzza sempre dalla testa. Insomma, la società civile di questo paese, la cosiddetta opinione pubblica, ha senz'altro dei grandi problemi, delle grandi difficoltà, segnala dei grandi ritardi, ma la responsabilità maggiore è nella classe dirigente, che non riesce a svolgere quel ruolo pedagogico che le classi dirigenti del nostro paese hanno svolto nei decenni passati. Questo che cosa vuol dire? Che io sono sostanzialmente pessimista, però, come diceva qualcuno, un pessimista altro non è che un ottimista ben informato. Quindi io sono un ottimista ben informato che, naturalmente, amando profondamente questo paese, vorrebbe vederlo meglio gestito, meglio trattato e meglio considerato a livello internazionale. Abbiamo dedicato all'interno del Rapporto Italia di quest'anno uno spazio a voi massoni, uno spazio anche di una certa rilevanza, perché ci siamo accorti, osservandovi e studiandovi, non è la prima volta che lo facciamo, anche negli anni passati avevamo dedicato un po' di attenzione al fenomeno della massoneria, perché ci siamo accorti nell'affrontare quotidianamente il nostro lavoro e nell'occuparci anche di temi come quelli legati alle culture, ai valori, ci siamo accorti del ruolo che via via la vostra organizzazione, le organizzazioni massoniche in generale, vanno assumendo. Ci siamo accorti che ci sono sempre più giovani che si avvicinano alla vostra istituzione. Ci siamo accorti, tra l'altro, che l'atteggiamento dei media in generale, del mondo della cultura, è più aperto di quanto non lo fosse in passato, che c'è una maggiore attenzione. E questo probabilmente dipende dal fatto che nell'istituzione massonica vengono comunque individuati e collocati dei valori che possono essere condivisi anche da chi massone non è. Io sono stato piacevolmente sorpreso, perché mentre giravo all'impazzata, ero andato con la macchina nella vecchia fiera, poi sono dovuto ritornare indietro, ho trovato un signore che dice: ma lei dove deve andare? Devo andare al Palacongressi. Dice: ma dove c'è l'incontro dei massoni? Sì, esattamente, sapeva tutto, era, come dire, tranquillo, è stato felice di darmi delle informazioni. Insomma, almeno a Rimini e almeno oggi siete popolari, insomma, poi si tratterà di vedere come andrà in futuro. Comunque noi abbiamo colto questa nuova attenzione, questo nuovo interesse che c'è nei vostri confronti presso l'opinione pubblica, e questo naturalmente segnala degli elementi di maturazione anche della società italiana, e la sensazione diffusa che il vostro sistema di valori sia sempre più condivisibile, sempre più apprezzato.
Noi continueremo a seguirvi e continueremo a scrivere naturalmente quello che vediamo, continueremo a interpretare la realtà così com'è, sperando di riuscire a rendere un buon servizio alla collettività producendo buona conoscenza, buona informazione e soprattutto tendenzialmente imparziale. Vi ringrazio per l'accoglienza. Grazie al professor Fara per la sua illustrazione perfetta di quella che molti di noi ritengono sia proprio la situazione esatta dell'Italia, il quadro in questo momento ma anche da diversi anni, un quadro che speriamo possa cambiare, però in questo momento ci vuole, come diceva Fara, molto coraggio, ed è un coraggio che sicuramente ha avuto qualche anno fa l'onorevole Soru, imprenditore e fondatore di Tiscali, che ha sicuramente innovato e portato all'Italia tanto lustro a livello internazionale e tante opportunità di lavoro. In questo momento chiaramente è una fase delicata anche da questo punto di vista per quanto riguarda questo settore, però credo che si possa cercare pian piano di uscire dall'impasse, anche se c'è il famoso problema della banda larga che lo sentiamo sempre dire, ripetere, e alla fine probabilmente ci vuole qualcuno che lo risolva più che dirlo in continuazione. Grazie mille, buongiorno a tutti e anch'io vi ringrazio per avermi invitato. Quindi vi ringrazio per darmi modo di scambiare qualche parola con voi e anche per avermi dato l'opportunità di conoscervi, di vedervi e di incontrarvi, e alcuni di voi in modo particolare per la prima volta. È sempre, credo, importante il confronto, il vedere, toccare e non fermarsi al pregiudizio. E quindi in ogni caso me ne vado arricchito stamattina da questo passaggio qui a Rimini. Poi con voi molte cose sono grandi e quindi anche lui ha esagerato con troppi grandi circa la mia esperienza. E in effetti mi è capitato di iniziare a lavorare su internet nel 1994 a Praga, nella Repubblica Ceca. E se c'è una cosa che mi piace ricordare di me, sì, è stato forse quel momento di grande innovazione, di spirito pionieristico in una Praga dove si aspettava 20 anni per avere non una linea telefonica, ma per avere un duplex o il triplex addirittura qualche volta. Pensare di fare internet era difficile. Eppure con molta ostinazione riuscimmo in qualche modo ad avere un collegamento tra Praga e Milano. Da Milano c'era un collegamento a 2 megabit piccolissimo che si collegava a New York con una società che oggi non esiste più, e quello era l'embrione di un internet italiano e un internet europeo. Nel 1998 c'è stata la liberalizzazione delle telecomunicazioni in Italia, io sono tornato in Italia e ho fatto internet in Italia con una società che prendeva il nome di un luogo della Sardegna. Ho pensato che potesse diventare una società europea, il mio grande sogno era stato quello di fare da nulla una società un internet europea. Ho fallito, non ci sono riuscito. Ho fatto una società italiana però, che comunque ancora oggi dà da lavorare a più di 1000 persone e che ancora oggi cerca di imparare dagli errori e capire che il mondo è ancora da fare e che si può ripartire ogni mattina lavorando con passione, cercando di innovare, con creatività, con fiducia nel futuro e cercando di innovare, che è quello che facciamo. Nel 2003 ho lasciato l'impresa per un po' di tempo, per 6 anni, per occuparmi di politica. E ancora oggi, che pure sono tornato nell'impresa e che l'impresa, il lavoro, occupa molto del mio tempo,
faccio politica, sono un parlamentare europeo, forse per questo mi avete invitato. E mi avete anche suggerito di provare a dire qualcosa sul cambiamento dell'Europa e l'Italia. E la prima cosa che mi viene da dire è che grande visione che è stata l'Europa, che coraggio che ha avuto, che grande cambiamento che ha messo in campo. Alla fine della guerra, con l'Europa, i paesi distrutti, ancora con l'odore della polvere da sparo, i fuochi accesi, il rancore. Non si è limitata a fare pace. Ha detto proviamo a stare assieme in maniera che questo rischio non lo corriamo più. Proviamo a uscire dall'idea dei nazionalismi, dall'idea delle razze, dall'idea del superuomo e proviamo a stare tutti insieme, ad essere la stessa gente, la stessa persona, la stessa comunità. Che grande cambiamento, passo passo, da Messina, poi Roma, la comunità economica del carbone e dell'acciaio, perché volevano controllare gli acciai che servivano per fare gli armamenti. E poi stiamo assieme, facciamo un mercato insieme. Poi stiamo assieme, facciamo una moneta insieme, stiamo assieme, cerchiamo di fare una politica insieme. Sono stati momenti di grande visione, di grande coraggio. Oggi l'Europa è un po' Gulliver anche lei, in questi ultimi anni. E anche lei è un pochino legata da lacci, lacciuoli, forse di diversi tipi, di diverso genere. Sono tornati in campo un po' gli egoismi nazionali, la mancanza di fiducia a volte tra i leader, a volte tra i paesi, qualche volta anche gli stereotipi, i pregiudizi tra caratteri nazionali, culture. Ed è un'Europa in cui è arrivata una crisi dagli Stati Uniti, ma che gli Stati Uniti ha già superato, ed è un'Europa in cui questa crisi sembra non aver mai fine. In queste ultime settimane magari iniziamo a vedere qualche segnalino di luce. Tant'è che abbiamo quasi finito per convincerci che forse il mondo è in crisi, che il mondo è bloccato, che il mondo è fermo. In realtà in questi ultimi 10 anni non è mai capitato che una grande quantità di gente uscisse dalla povertà, dalla miseria, dall'indigenza. Il mondo sta crescendo, cresce velocemente. Qualche paese ha iniziato a rallentare, ma è da anni che cresce a doppia cifra, mentre noi siamo a 0,0, o meno 1, meno... Contiamo con i decimali, quelli sono a un ordine di grandezza diversa. Il mondo non è in crisi, siamo in crisi noi e siamo in crisi forse nella nostra testa. E l'Europa è in cerca di una nuova visione per il futuro, un nuovo atto di coraggio, un nuovo passo avanti che la faccia uscire finalmente da questa crisi. Qualche segnale. Per la prima volta in questi ultimi mesi si è finito di pensare che lo sviluppo possa nascere dal rigore, e cioè il rigore che genera la crescita, il rigore fino a se stesso che genera sviluppo e posti di lavoro. Abbiamo capito che non è così. Il rigore è importante, l'attenzione al bilancio è importante, però il lavoro nasce dall'impresa, nasce dagli investimenti, nasce dalla fiducia nel futuro, nasce dalla dinamica, non dalla cristallizzazione. Ed è per questo che sono state messe in campo diverse politiche, le ultime finalmente di qualche settimana fa, del mese scorso, della Banca Centrale Europea, il quantitative easing, questa idea di finanzio fin tanto che il mercato è capace di assorbire questa moneta, perché c'è bisogno di mettere liquidità e rimettere in moto il sistema. Il risultato? Tassi di interesse bassissimi, per cui un mondo di opportunità. Il capitale non è mai costato così poco nelle nostre economie. Un altro risultato di poche settimane, una svalutazione competitiva, un dollaro, ci voleva $1,40 per comprare un euro fino a non troppo tempo fa, poi $1,30, oggi $1 vale un euro. Di fatto in Europa abbiamo fatto una grande svalutazione competitiva come si faceva in Italia per cercare di ridare vigore all'economia attraverso le esportazioni. Un'altra grande opportunità, il costo dell'energia non è mai stato così basso da chissà quanto tempo. A tutto questo l'Europa ha voluto aggiungere l'idea che si possa ripartire dagli investimenti e quindi il piano Juncker, di cui sentiamo parlare, in cui siamo tutti coinvolti in queste ultime
settimane che sta diventando operativo con ulteriori rilanci nazionali. La Cassa Depositi e Prestiti in Italia partecipa con la piattaforma nazionale investendo altri 8 miliardi di euro, eccetera. Quindi l'Europa sta cercando di ripartire, di avere una nuova visione con coraggio. Questa ripartenza può essere associata a una visione di futuro? Può essere associata a un'idea di cambiamento che riusciamo a riconoscere, accade nel mondo e che vogliamo cavalcare? Mentre parlava ancora di Gulliver, diciamo, siamo ancora con gli stessi lacci, Gulliver è ancora lì dopo 15 anni, sì, però il cielo non è più lo stesso sopra Gulliver, le nuvole sono cambiate, è tutto diverso. E quindi, mentre abbiamo il dovere di continuare a volerle strappare, questi lacci, abbiamo anche il dovere di interpretare il cielo di oggi, il mondo di oggi. E il mondo di oggi è quello del digitale. Era anche il mondo di 10 anni fa o di 15 anni fa, del 2000. Però allora lo iniziavamo a vedere, sembrava solamente ipotesi di visionari o di ottimisti senza ragione. Poi, ancora 2 giorni fa, Erdogan, quando si è sentito minacciato, non è andato e ha spento la televisione, non ha nemmeno mandato nuovamente i carri armati in piazza a Taksim, ha chiuso YouTube, Facebook e Twitter. Che vuol dire che queste cose non sono solamente un fatto di costume, sono ormai quasi agenti, sentinelle delle nostre democrazie, sono luoghi che generano lavoro, sono luoghi dell'impresa di oggi, sono luoghi che portano a casa la possibilità di vivere per tanta gente. In Europa si dice in questo momento ci siano circa 8 miliardi di sensori, di oggetti che sono collegati a internet. Qualcuno che stima che saranno non 8 ma 300 trilioni, quindi non lo so neanche dire, diverse migliaia di volte superiori nel giro dei prossimi 20 anni. E cioè, si stanno nascendo diverse internet, un internet delle comunicazioni, così come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi, che facilita la nostra vita attraverso i collegamenti che viviamo, gli sms, i post, WhatsApp, tutto quello che c'è. Un internet delle cose, un internet anche dell'energia, e cioè il fatto che con l'energia rinnovabile stiamo uscendo dal paradigma dove c'erano poche centrali che producevano l'energia e da queste poche centrali partivano tanti fili che collegavano le nostre case. Pochi grossi produttori, poca intelligenza, distribuzione. Stiamo andando in un paradigma dove l'energia verrà prodotta un pochino dappertutto, sui tetti di ogni casa possibilmente, sui pali vicino ad ogni impresa, di ogni fabbrica possibilmente, in maniera distribuita. E per gestire questa distribuzione ci vuole intelligenza, per gestire questa distribuzione ci vuole che ogni cosa che produce è anche collegata in rete. E se 15 anni fa parlavamo della rete della comunicazione, oggi si parla, si vede, iniziamo a toccare con mano un internet delle cose e un internet della produzione di energia. Questa internet delle cose ci dà informazioni, ci dice che traffico c'è, ci dice come sta l'aria, ci dice dove si muove l'energia, ci dice che cosa si sta producendo, si dice dov'è quella cosa che stiamo aspettando che ci arrivi, che ci deve arrivare perché deve essere messa nel ciclo produttivo, ma non siamo ancora sicuri dove sia, esattamente a che ora arriva. Ci dice un sacco di cose che facilitano la produzione, che facilitano la logistica, la distribuzione, la consegna e così via. Per farla breve, la visione di un'Europa del futuro è quella di non più di solo di un'Europa collegata in rete, a banda larga, come accennava poc'anzi, ma di un'Europa che sia esattamente capace di cavalcare quella che sembra una grande rivoluzione di oggi o prossima avventura, che è data da un grande cambiamento nelle comunicazioni, l'internet della comunicazione, da un grande cambiamento nella produzione e nella distribuzione dell'energia, appunto le rinnovabili, che costano tanto, ma una volta che le ha installate il costo marginale è zero, non costa più nulla, che il sole e il vento sono dei grandi fornitori di energia gratuita che il buon Dio ha messo a disposizione.
E infine la terza internet è questa dei movimenti, delle persone e delle cose, della distribuzione e della logistica. Dentro tutto questo c'è una possibilità per l'Italia di costruire l'industria del futuro, gli industriali del futuro, gli imprenditori del futuro, i posti di lavoro che abbiamo perso, che riguardavano i mestieri e le cose del passato, e i posti di lavoro che non abbiamo ancora guadagnato, perché ogni volta che qualcosa del passato si traduce in un gesto di oggi, noi quel posto di lavoro lo perdiamo. Faccio sempre l'esempio: nel mio paese c'erano due fotografi, oggi non ce n'è più neanche uno, ma non perché ne facciamo fotografie, anzi ne facciamo 100 volte tanto, 1000 volte tanto, solo che adesso le fa Flickr o le fa Instagram o le fa qualunque cosa, ma non più noi. E ogni volta che un lavoro così come l'abbiamo conosciuto entra nella trasformazione digitale, noi lo stiamo perdendo in Italia e anche in Europa. Ora, questo nuovo paradigma, questa nuova visione di un internet della comunicazione, di un internet dell'energia, di un internet della movimentazione, della logistica, segna un punto di flesso, segna un punto di cambiamento, che deve essere un'opportunità che il nostro paese e l'Europa vuole cogliere con coraggio e che deve essere messa al centro anche di questo progetto Juncker, che ha lo scopo di investire per creare subito domanda pubblica e quindi nuovi posti di lavoro, ma questi investimenti devono essere però investimenti mirati, investimenti con uno scopo, con un obiettivo chiaro, che è quello di costruire questa infrastruttura della modernità, questa infrastruttura di oggi che sia in grado di cogliere con chiarezza e con forza queste opportunità e fare in modo che i giovani di oggi, come l'esperienza che sentiremo dopo, ci si innestino, ci si colleghino con la loro creatività, con la loro fantasia e siano capaci di innestare la loro impresa e quindi il loro albero che non sarà avaro di frutti. Altre due parole che ho sentito, ho finito così non da termine. Ho sentito citato Vasco Rossi, che il cambiamento innanzitutto è in noi stessi, concordo. E ho sentito la parola idea. Io non ho più enormemente il mito dell'idea. E dico sempre ai giovani che ho un'idea meravigliosa, quindi faccio l'impresa. L'impresa nasce sicuramente da un'idea, ma nasce dalla volontà e la capacità di criticarla quell'idea e di cambiare la strada facendo. Facebook non è nato per fare Facebook, è diventato un'altra cosa. Twitter non è nato per fare Twitter, è diventato un'altra cosa. Ogni grande impresa fa una cosa totalmente diversa da quella per cui era stata pensata. Cambiano almeno una volta, la seconda volta, la terza volta. L'idea vera è quella di mettersi in gioco. L'idea vera è quella di mettersi con coraggio per strada, muovere un passo, sapendo che poi quel passo forse un pochino lo devi aggiustare nella direzione. E poi l'idea vera è anche di non aver paura, no? Di imparare dai fallimenti, sapendo che il successo più grande che possiamo avere in ogni caso non concluderà il mondo, un pezzo del mondo rimarrà senza fare, per cui è tutto da fare per i giovani di oggi. E le sconfitte peggiori sono invece, devono essere necessariamente invece la conquista di una consapevolezza degli errori che non vanno ripetuti, è un arricchimento, è un bagaglio di sapere, di conoscenza che ci portiamo per il passo successivo, che sarà quello che invece ci porterà più avanti. Grazie mille. All'onorevole Soru, penso che la domanda che tantissimi del pubblico vorrebbero fare è quella se oggi è possibile realizzare un altro miracolo
come è stato allora con Tiscali, una situazione più grossi, ho cercato di così che grande difficoltà più grossi, e soprattutto è una sfida per i giovani, visto che si parla tanto di progettualità, non è un fatto solo politico, ci vuole anche una progettualità importante e un coraggio da parte dei giovani. Capisco che mancano le risorse, gli investimenti, però bisogna anche pensare in tal senso. E poi ovviamente approfitteremo per un secondo giro anche per parlare del ruolo della centralità del Mediterraneo e dei flussi migratori, che è un altro problema del cambiamento e dell'integrazione che noi abbiamo a tutti i livelli, più che mai come Italia, che è praticamente una portaerei nel Mediterraneo. Adesso ci sarà l'intervento del professor Caligiuri, che si lega molto bene al discorso appunto della formazione di una nuova classe dirigente, come è stato accennato, che investe la cultura, investe la comunicazione, perché sono tutti aspetti legati da questo punto di vista. E la formazione di una nuova classe dirigente, anche se ultimamente pian piano si sta procedendo in tal senso anche in Italia, e credo che sia la cosa fondamentale per quanto riguarda il futuro, proprio per quanto riguarda i giovani. Una buona giornata. Prima di Turner non c'era la nebbia a Londra. Questo paradosso di Oscar Wilde, che fa riferimento a questo pittore inglese della fine del Settecento, della prima metà dell'Ottocento, definito il pittore della luce, che con i suoi paesaggi ha fatto apprezzare, conoscere, rendere presente la nebbia ai londinesi, la nebbia che c'era sempre stata. Questo che significa? Significa che la gente nota di rado quello che è sempre sotto gli occhi. Già mezzo secolo prima, Hans Christian Andersen aveva scritto la favola bellissima I vestiti nuovi dell'imperatore, e solo un bambino si accorse che il re era nudo. Oggi il re nudo, secondo me, è rappresentato dalla crisi del sistema sociale della democrazia. Questo non è un giudizio politico, né tantomeno ideologico, né moralistico, né populista. È un giudizio tecnico, perché la democrazia, così com'è, non funziona. E non funziona praticamente in quasi tutti i paesi del mondo. Nell'analisi che cercherò di sviluppare, mi sforzerò di mettere insieme tasselli diversi con non frequenti punti di vista, analizzati necessariamente in modo sintetico, senza nessuna pretesa di esaustività, per dare solo degli stimoli. Il primo punto, secondo me, è quello di partenza e contemporaneamente di arrivo. Ogni sistema sociale funziona principalmente in relazione a chi lo gestisce, a chi lo rappresenta. Questo vale per le aziende, vale per le istituzioni, vale per le università, per i reparti medici, vale per le associazioni, vale per qualunque cosa. Quindi il problema dei problemi, e lo ha evidenziato Gian Maria Fara, il problema dei problemi, la causa delle cause, è proprio questa formazione dell'elite e la conseguente insufficiente selezione che genera la decadenza della sfera pubblica. Avere persone migliori significa avere la possibilità di persone che costruiscano nell'interesse di tutti, se hanno condizioni e possibilità di gestione. Quindi ritengo che questo tema sia trasversale a tutte le relazioni che si stanno svolgendo e che si svolgeranno, quella di Gian Maria Fara sui cambiamenti sociali, l'intervento molto acuto di Renato Soro sull'Europa e le nuove tecnologie, quelli che seguiranno di Barrotta su scienze e tecnologie, quello di Scrofina sui sistemi monetari e quello di Borghi sull'innovazione e globalizzazione. Si stanno avanzando e si avanzeranno una serie di proposte, ma resta centrale la domanda: queste cose chi le fa? Chi se ne occupa? Quali persone? Quindi è fondamentale avere delle elite efficienti, controllabili e sostituibili. Perché questo paese
ha come pesi maggiore, lo diceva Gian Maria Fara, il fisco e la burocrazia, ma il peso maggiore dal mio punto di vista, e lui l'ha anche detto, è rappresentato indiscutibilmente da classi dirigenti inadeguate. Ma il problema non è l'analisi, il problema sono le risposte, come sempre. E nella società della disinformazione permanente, quella nella quale noi ogni giorno viviamo, il tema è proprio quello delle risposte. Ha scritto Thomas Pynchon in quel libro bellissimo che è L'arcobaleno della gravità, che se loro possono fare in modo che tu ponga le domande sbagliate, non dovranno poi preoccuparsi delle risposte. Quindi bisogna ragionare sulle cause e sui rimedi, senza confondere le cause con gli effetti. Secondo punto è quello della crisi del sistema democratico inserita nella crisi più complessiva del potere. Lo spirito del tempo, secondo me, più evidente è quello della crisi della democrazia. Due soli esempi recenti. Il primo, un sondaggio di qualche giorno fa della Gallup negli Stati Uniti d'America. Il grande gradimento lo ha al 39% il gruppo dei militari, al 14% il Presidente della Repubblica, il Presidente degli Stati Uniti, il 12% la Suprema Corte, il 2% il Congresso. In Italia, nei primi mesi di quest'anno, nelle elezioni presidenziali, in un sondaggio fatto dal Fatto Quotidiano, quindi non da Dagospia, ma da un giornale che è severo nelle analisi, condivisibili o meno, nelle Quirinarie ha stravinto Giancarlo Magalli come Presidente della Repubblica. E proprio nello stesso giorno delle elezioni un quinto degli italiani ha dichiarato che avrebbe votato per Mattarella, un quinto. Quindi la crisi della democrazia si colloca anche in questa società mediatica che determina attraverso la televisione e i media la gran parte del risultato elettorale. Attraverso questo combinato disposto, direbbero i giuristi, tra grande pressione mediatica e un basso livello sostanziale di istruzione. Per non dire poi della partecipazione elettorale, qua siamo a Rimini, in Emilia-Romagna, dove in una regione tradizionalmente votata la partecipazione, si sono recate alle urne a novembre il 37% degli aventi diritto, e parliamo di democrazia. Ma questa crisi si colloca, secondo me, all'interno di una visione più generale, quella che Moisés Naim dice che è della crisi del potere, e che, secondo lui, la trasformazione del potere è una delle più importanti tendenze che stanno trasformando il mondo, perché oggi il potere è più facile conquistarlo, ma è anche più facile perderlo ed è più difficile mantenerlo. E in questo quadro, per capire quello che ci circonda, è non solo dovuto queste trasformazioni dallo spostamento del potere a livello geopolitico a favore dei paesi come la Cina, l'India, il Brasile, non solo tecnologico, per le ragioni che ha spiegato in maniera brillante Renato Soro, ma si stanno modificando profondamente tutti i paradigmi strutturali della società. Qual è lo scenario italiano? Senza risalire all'unità, dove nord e sud, il sud è entrato nella storia d'Italia da sconfitto e da sconfitto è rimasto, secondo me, proprio a causa principalmente delle sue classi dirigenti, delle classi dirigenti meridionali, che erano allora ed oggi, mentre stiamo parlando, maggioritarie all'interno del Parlamento numericamente, ma quello che è avvenuto nel secondo dopoguerra. Esprimo rapidamente due punti di vista. Il primo è quello di Roberto Chiarini, che in un libro del 2013, che si chiama Le origini di una strana repubblica, perché la cultura politica è di sinistra e il paese è di destra, dice: in questa strana democrazia, dove da un lato il PC era confinato nelle legittimità e dall'altro c'era la delegittimazione del nemico, quindi un elemento fondamentale della lotta politica, ha impedito stabilmente che la destra con l'antifascismo e la sinistra con l'anticomunismo possano guidare il paese. E spiega: la configurazione del paese legale, connotato da una pregiudiziale antifascista, e di un paese reale, ancorato da un prevalente orientamento anticomunista, ha creato una asimmetria evidente
tra una società politica orientata a sinistra, in termini di peso elettorale e di proposte, e un'opinione pubblica molto larga che invece non era disposta a fare concessioni progressiste. Il secondo punto di vista, recentissimo, di Giorgio Galli, nel suo ultimo libro, Il golpe invisibile, ci chiarisce che negli ultimi 20 anni ha preso il potere la borghesia burocratico-parassitaria e finanziaria-speculativa. E quindi lo scontro reale a cui noi stiamo assistendo, anche in questi giorni, si verifica all'interno di uno stesso ceto speculativo-finanziario, più che di due culture o di due proposte politiche. Galli parla di corruzione. Oggi tutti cadono dal pero. La corruzione, spiega, non è patologia, è la struttura di gestione del potere. E la corruzione è diventata una struttura sociale. Bastava leggere quello che nel 2009 scriveva Alberto Statera, il termitaio, i signori degli appalti che governano l'Italia, dove si documentava l'intreccio che cementa finanza e banche, politica e burocrazia, poteri occulti e comitati d'affari. E poi nel 2013 Antonello Mangano in Zenobia, dove parlando dello scenario della Salerno-Reggio Calabria, l'opera pubblica più controversa del paese che impedisce lo sviluppo del sud, la inquadrava come un laboratorio per i rapporti tra mafia e impresa. Il quarto punto che voglio affrontare è quello del potere della cultura e dell'istruzione. La cultura, come voi sapete bene, è una visione del mondo. Ma la cultura deve diventare educazione, istruzione, per esaltare il pensiero critico, in uno scenario in cui gli interessi reali sono diventati simbolici, psicologici, e assistiamo alla scomparsa dei fatti e alla perdita della realtà. L'Italia oggi, dopo essere stata la quinta potenza industriale del mondo, è tra la decima e l'undicesima. Però noi siamo indiscutibilmente la prima potenza culturale del pianeta, che però, questa grande supremazia, non si trasforma in sviluppo economico e crescita civile. Questo, dal mio punto di vista, è un problema fondamentale, che è legato ai processi formativi della scuola e delle università, che sono stati trasformati in grandi ammortizzatori sociali, come la forestale. Quindi il plastico fallimento del sistema della formazione è dovuto in maniera evidente dal concorso in magistratura, dove le decine e decine di facoltà di giurisprudenza del nostro paese non riescono a preparare 300 giovani laureati che sappiano leggere e scrivere in italiano, perché di questo si tratta. Quindi io non so quali possano essere le ricette di una buona scuola, e certamente puntare sui docenti, certamente puntare sulle abilità di base, leggere, scrivere e far di conto, tutto il resto viene dopo. Bisogna sapere prima di tutto le parole, perché chi legge conosce più parole, chi conosce più parole ha più idee, chi ha più idee ha una visione del mondo. Diceva Don Milani ai suoi ragazzi di Barbiana: una parola che non capite oggi è un calcio nel sedere che prenderete domani, solo che Don Lorenzo era molto più colorito. E non vorrei poi richiamare una profezia di un intellettuale francese dei primi anni 90, che oggi sarebbe, caro Renato, un'eresia, e cioè che il futuro apparterrà a chi non saprà usare internet. E quindi si pone il tema della cultura e delle culture. In questa crisi del sistema democratico, e John Dewey, grande intellettuale americano, diceva che alla crisi della democrazia bisogna rispondere con più democrazia. Non si può tralasciare nessuna pista, neanche quelle meno battute. E diceva sempre Giorgio Galli che probabilmente dal rimosso e dall'irrazionale della storia possono venire spunti per alimentare la democrazia. René Guénon nel 1945, nel Regno della quantità e i segni dei tempi, diceva che il progresso materiale al quale stiamo assistendo non compensa affatto la decadenza spirituale che si sta verificando nella società. E nel 1960, in un libro molto citato all'epoca, pubblicato nel 64 in Italia, libro di Louis Pauls e Jacques Berger, Le Matin du Magicien, Il Mattino dei Maghi, trovo scritto:
Si conoscono più di 100.000 libri o manoscritti di alchimia. Questa enorme letteratura, a cui si sono dedicate menti superiori, uomini importanti e onesti, questa enorme letteratura che afferma solennemente di aderire a fatti, non è stata mai esplorata scientificamente. 100.000 libri e manoscritti contengono forse alcuni dei segreti dell'energia e della materia, ma nessun gruppo di specialisti se ne è mai occupato. Ecco una cosa inconcepibile, che tali chiusure mentali siano possibili e durevoli. Questo convincerà anche i più scettici che oggi viviamo nel fantastico. E il sesto punto, e vado alle conclusioni, è che affrontiamo il rischio principale, e cioè la necessità della formazione dell'élite, che è la questione delle questioni, si appalesa principalmente per fronteggiare il rischio principale. A sostenere quale sia, a indicare quale sia il rischio principale, è Eckhard Werterbach alla fine degli anni 90. Eckhard Werterbach era il capo del controspionaggio dei servizi segreti della Germania e diceva che il XXI secolo sarà caratterizzato da uno scontro senza quartiere tra stati legali e poteri criminali. Allora, qual è il punto? Che oggi nelle democrazie noi abbiamo delle élite pubbliche selezionate in modo approssimativo, mediatico, con liste bloccate, dalle burocrazie dei partiti. E quindi questo determina appunto un'inefficienza del sistema. Le élite criminali come vengono invece selezionate? In base all'efficienza, ai risultati. Perché un'élite criminale o terroristica, se non è in grado di svolgere quei compiti, o viene ammazzata o viene arrestata. Cioè, quindi, quando noi ci troviamo in questo confronto, credo che non sia fuori di luogo, fuori di metafora, e ipotizzare una congettura, cioè un giudizio basato sull'intuito, possibilmente vero ma non dimostrato, e cioè che nello scontro a prevalere c'è il rischio che tra élite criminali e élite democratiche possano prevalere le élite criminali. Tanto più che i due giovanissimi ricercatori italiani, Alessandro Areso e Maurice Gasparri, due dei fondatori del gruppo Facebook Spazio della Politica, che nel 2010 sono stati considerati tra i primi 100 migliori pensatori del mondo, su Limes, la rivista di geopolitica, nel 2012, scrivono un saggio dal titolo «Siamo destinati a diventare uno Stato mafia», all'interno del quale viene ipotizzato uno speciale contratto occulto con gli italiani da parte della criminalità, in base a tre aspetti precisi. Il primo, il commercio della droga, soprattutto della cocaina, che è un consumo interclassista, soprattutto dei vertici sociali, che per procurarsi la cocaina devono necessariamente entrare in contatto con gli ambienti criminali. Il secondo aspetto è l'espansione dell'area grigia, perché la criminalità non sarebbe nulla se non avesse al fianco banchieri, bancari, amministratori, politici, commercialisti, ingegneri che la coprono o sono conniventi. E il terzo aspetto è l'inserimento della criminalità nel mercato della politica locale, come dimostrano i sempre più numerosi comuni sciolti per mafia. Quindi il tema del cambiamento di questa mattina. Nella storia non si è mai vista una burocrazia che si sia riformata da sola, mai. E i cambiamenti avvengono in due modi, o per spinte interne o per sollecitazioni esterne. E bisogna fuoriuscire dai luoghi comuni, soprattutto da quelli politici. Drain Western, uno studioso americano, in un suo libro illuminante dal titolo La mente politica, spiega che chi è schierato politicamente a livello cerebrale non pensa. Quindi bisogna ragionare in termini diversi e appunto, per farlo in maniera necessariamente provocatoria, perché come diceva Oscar Wilde, ma ovviamente non farò questo, dice Oscar Wilde, se quando parli e non offendi nessuno non hai detto nulla. Io non offenderò nessuno, però diciamo delle idee. E voglio fare riferimento a due fenomeni degli anni 70 che
in piena strategia della tensione, perché i problemi di allora sono ancora irrisolti e che li abbiamo soltanto spostati in quegli anni terribili. Si parlava di piani di rinascita, si parlava di risoluzioni strategiche, si parlava di riforme istituzionali, si parlava di Stato imperialista delle multinazionali. A volte si proponevano dei rimedi peggiori del male, così come è stato il rimedio alla crisi della democrazia, evidentissima all'inizio del Novecento, con il nazismo, il fascismo, il comunismo, rimedi peggiori del male. Ma questo che significa? Significa che la richiesta di cambiamenti proveniva, le spinte, al di fuori del sistema istituzionale, al di fuori del sistema democratico, al di fuori del sistema politico. Quindi concludo. Diceva Nostradamus che il passato è il futuro che ha ammainato le sue bandiere. Io vi ringrazio molto per avermi dato la possibilità di esprimere questi pensieri in questa sede così prestigiosa. Ringrazio il mio amico carissimo Stefano Bisi, il gran maestro del Grande Oriente d'Italia, e perché credo che bisogna fuoriuscire dai luoghi comuni, che sono quelli più affollati. Diceva Machiavelli che dove men si sa, più si sospetta. La massoneria è un grande fenomeno storico, culturale, spirituale. Tra due anni la Gran Loggia d'Inghilterra, il 24 di giugno, festeggerà i 300 anni di vita. Io credo che mai come oggi c'è bisogno di elite intellettuali per trasformare la società attraverso la cultura, che è un'idea illuminista, un'idea gramsciana. Bisogna quindi evitare la spirale del silenzio per dire chiaramente ed esprimere le proprie identità e i propri valori. Non occorrono opposizioni, muri, steccati, picchetti di confine tra culture, credi religiosi e spirituali diversi, ma confronti larghi e ariosi, perché oggi più che mai bisogna dare ordine al caos, perché è il tempo che cambia, ma non l'uomo. E l'uomo ha paura del tempo, ma il tempo ha paura delle piramidi. Costruiamo quindi delle piramidi nelle nostre vite e nella nostra società. Tanti auguri per questi lavori. Nella luce. Grazie, onorevole Caligiuri. E adesso il professor Barrotta, sempre a proposito del tema la vita e il cambiamento è vita, inquadrerà il tutto dal punto di vista del rapporto uomo-scienza-tecnologia. Quali sono le prospettive e cosa ci riserva il futuro? Grazie. Buona parte degli interventi precedenti, devo dire, danno adito a un cupo pessimismo che personalmente credo che sia parte del problema proprio delle elite, non politiche, ma proprio culturali, che stanno oggi in Italia. Ma io, questo non, mi porterebbe lontano e fuori dal mio tema, magari dirò qualcosa dopo. Il tema che mi è stato dato non è semplice da trattare in 15 minuti. Diciamo questo, qual è l'immagine che la società ha della scienza e della tecnologia? Tradizionalmente non è univoca. Direi anzi che c'è una ambiguità, un'oscillazione continua. Si va dall'ottimismo che sfocia proprio nelle concezioni entusiastiche al cupo pessimismo, che potrebbe essere applicato anche in questo specifico campo, che ci fa vedere, ci fa giungere a delle visioni addirittura apocalittiche. Sull'entusiasmo, forse l'immagine plastica è data da, se lo cercate su YouTube lo trovate, da un balletto, l'arte a volte è indicativa su questo, che fu rappresentato alla Scala alla fine dell'Ottocento con musiche di Romualdo Marenco. Io non,
non sono un esperto musicale, quindi non so dire se la musica è buona o meno, però certo dà l'idea, no, di che, tipica di quell'epoca, che la scienza col suo progresso avrebbe spazzato via l'ignoranza, i pregiudizi, no, questa specie di marcia trionfale, che è tipica dell'entusiasta. Cioè il progresso scientifico e tecnologico automaticamente comporta un progresso sociale e civile. Questo è l'entusiasta. Da quella posizione molte cose sono cambiate, perché si è giunti molte volte a sostenere le versioni apocalittiche. In genere quando si chiede ma quando è nato, ecco, questa concezione così cupa, così pessimista, la si colloca alla Seconda Guerra Mondiale con lo scoppio della bomba atomica. Io la porrei un po' dopo, negli anni 60, e in modo particolare con un libretto che ha avuto un'influenza enorme, anche se oggi forse è poco letto, Primavera silenziosa di Rachel Carson, il quale la prima denunciò l'uso del DDT che danneggia la natura e la salute dell'uomo. E da lì tutti i movimenti ambientalisti sono nati con questo forte imprinting antiscientifico, perché la Carson in quel libro denunciava proprio la miopia della scienza ufficiale, la sua incapacità di ragionare in modo globale, complessivo, nel valutare l'impatto del DDT sull'equilibrio della natura. Era eccessivamente specializzata. E questo lo vediamo molte volte anche oggi, lo vediamo con l'uso dell'energia nucleare, sulle controversie per quanto riguarda gli OGM, sul dibattito sui limiti dello sviluppo e così via. E qui abbiamo la versione apocalittica. Ora, perché questo cambiamento? Direi che il motivo, almeno uno, importante è questo. Ora, qual è lo scopo della tecnologia? Di ogni tecnologia, è quello di ridurre l'incertezza della natura. Quando io ho anche un arco, che è una semplicissima tecnologia, riduce l'incertezza di acchiappare la mia preda. E questo è rimasto oggi, questa è anche la funzione oggi della tecnologia. Ma c'è stato un cambiamento, proprio negli anni 60, dopoguerra, anni 60-70, che è dovuto alla complessità della tecnologia. Le conseguenze degli errori sono fatte invisibili e molto ampie. Se io sbaglio col mio arco e uccido il mio vicino, insomma è una conseguenza negativa molto circoscritta e chiaramente visibile purtroppo. Se scoppia una centrale nucleare i morti sono tantissimi e il fallout radioattivo è invisibile, così come erano invisibili le conseguenze del DDT per Rachel Carson o l'inquinamento globale o quello che volete voi. Ma c'è un altro risultato che è ancora più interessante. Questa complessità della tecnologia ha generato incertezze sullo stesso funzionamento della tecnologia. Quindi la tecnologia adesso ha due compiti: ridurre l'incertezza della natura, ma ridurre anche l'incertezza generata dalla stessa tecnologia. E qui l'oscillazione. Chiaramente in questo modo siamo autorizzati sia alle concezioni apocalittiche sia a continuare a mantenere le concezioni entusiastiche. E allora chi ha ragione? Hanno ragione gli entusiasti o hanno ragione gli apocalittici? Io non so cosa ne pensate, io però penso di poter dire questo riguardo le prospettive future. Innanzitutto è sbagliato pensare alla scienza e alla società come due blocchi contrapposti. In realtà frammenti di scienza si alleano in continuazione con frammenti della società, in alleanze spesso contingenti e anche un pochettino opportunistiche. Vi ho fatto prima l'esempio degli movimenti ambientalisti della Carso. Gli stessi movimenti ambientalisti hanno recentemente abbandonato questo atteggiamento antiscientifico e sono diventati degli entusiasti della scienza ufficiale. Mi riferisco ovviamente all'Intergovernmental Panel of Climate Change, che adesso rappresenta il consenso scientifico. Ma il fatto che siano diventati entusiasti per la scienza ufficiale in un campo non vuol dire che l'accettino in blocco, perché io non ho dati statistici, anzi mi sembrerebbe interessante se qualcuno riuscisse a fare questa indagine sociologica. Però dalle mie conoscenze, sovente gli stessi che sono favorevoli all'Intergovernmental Panel
sono gli stessi che rifiutano la medicina ufficiale e si danno all'omeopatia, a scienze che non hanno nessun fondamento, scientifico. Qui però sono frammenti che a volte sono individuabili nello stesso individuo. Ma non solo la società, parte della società, utilizza la scienza in modo opportunistico, è vero anche il contrario. Io mi riferisco al progetto Genoma, non voglio essere equivocato, il progetto Genoma è un progetto di un grandissimo interesse scientifico, intellettuale. Inoltre ha sicuramente avuto ricadute nella diagnostica. Però è difficile non immaginare un sospetto opportunistico quando gli scienziati del progetto Genoma, intenti a raccogliere fondi per un progetto molto costoso, promettevano delle cure, delle terapie in tempi brevissimi, quasi per ogni male. E qui è chiaro un tentativo, come dire, opportunistico di parte della scienza di allearsi con parte della società. Ma c'è un'altra questione, non solo non sono due blocchi omogenei, ma è sbagliato anche il modo con cui concepiamo la scienza. L'idea, che è molto comune, è che la scienza ricerca delle verità e poi la società le utilizza. Non è così. La scienza ricerca delle verità significative. Nessuno è interessato a vedere la frequenza con cui il rubinetto di casa mia perde, misurare le gocce. E nel giudizio di significatività entrano i valori, valori morali, valori politici, valori cognitivi. E questo spiega perché questa frammentazione di scienza e società. Allora, hanno ragione gli apocalittici o hanno ragione gli entusiasti? Io direi che hanno torto entrambi, perché non c'è nessun legame necessario tra il progresso scientifico da una parte e il progresso civile e sociale dall'altra. È una nostra responsabilità crearlo, questo legame. Questo sì, che è anche molto massonico, credo. A questo punto però c'è ovviamente un'ulteriore questione, adesso io non voglio abusare del vostro tempo. Come possiamo assolvere questa responsabilità? Ora, qui entriamo addirittura nella democrazia. Perché la nostra immagine della democrazia qual è? Ognuno ha i suoi valori, che sono indiscutibili, le sue preferenze soggettive, e poi troviamo delle procedure che ci permettono di prendere decisioni senza spargimento di sangue. Non basta. Noi dobbiamo avere cittadini, per risolvere questo problema, che coltivino delle virtù, che sono le virtù del metodo scientifico. Le virtù che abbiamo già imparato a conoscere da Galileo in poi. Queste virtù, però, non voglio dire semplicemente come è stato fatto negli anni Ottanta col programma di Public Understanding of Science, cioè una specie di flusso di informazioni su che cos'è la scienza. In quegli anni si era preoccupati perché c'era una forte rivolta contro il nucleare e così, allora informiamo di più. No, perché questo sarebbe un progresso unidirezionale, dalla scienza alla società, invece abbiamo visto che il processo è bidirezionale, è uno scambio. Né vuol dire necessariamente che il cittadino deve essere onnicompetente, sapere di fisica, biologia, che sarebbe utopico. Vuol dire che abbia capito quali sono le virtù del metodo scientifico, che non è semplicemente senso critico, anzi direi, per specificarlo maggiormente, direi che non sono neanche le virtù del grande scienziato teorico, ma sono le virtù dello scienziato sperimentale, attento ai dettagli, alla raccolta dei fatti, le virtù del filologo, del glottologo che fa ricerche minuziose. Non sono cose semplici. Ora, qui un altro problema ovviamente sarebbe, chiariamo meglio quali sono queste virtù e come possiamo attuarle. E qui andrei nel sistema educativo, però io penso di avere già finito il tempo, poi uscirei dall'analisi concettuale e passerei a cose che riguardano più un programma politico elettorale, quindi mi fermo qui. Però penso di almeno aver dato un inquadramento del problema che mi è stato posto e concludo approfittando di ringraziare anch'io il Gran Maestro Stefano Bisi per l'invito e il coordinatore di Rosa con cui ho avuto modo di scambiare le mie idee su questi argomenti. Grazie. Grazie al professor Barrotta, è stato anche abilissimo nei tempi, ma siete stati un po' tutti fino a questo momento, da questo punto di vista, molto
bravi a condensare i vostri interventi e ognuno ha fatto un'analisi, devo dire, molto specifica del tema che lo riguardava. Ora, per quanto riguarda l'innovazione, in questo mondo in cambiamento ci sarà il professor Borghi che ci parlerà di questa innovazione in questo mondo sempre più globalizzato, che è il problema dei problemi, se mi si passa appunto questa parola, e che è in continuo mutamento, tra l'altro, quindi viaggia a velocità supersonica, e da questo punto di vista, globalizzazione, velocità supersonica, l'innovazione diventa più importante che mai, e anche in tempi celeri. Ma come si innova? Grazie anche dell'applauso di incoraggiamento, essendo stati molto bravi da ogni punto di vista i relatori che mi hanno preceduto, alcuni con alcuni ci siamo incontrati seduti in tavoli e in vite precedenti. Sono molto lieto di essere qui e ringrazio a questo proposito di cuore il Grand Oriente d'Italia nella persona del Gran Maestro Stefano Bisi. Sono Maurizio Borghi, cercherò di sforbiciare il mio intervento per stare in 10 minuti. Rappresento l'Italia come esperto nel gruppo innovazione all'OCSE, come sapete è l'organizzazione che si occupa della cooperazione e dello sviluppo economico a Parigi, e vado lì da oltre un decennio, perché prima rappresentavo l'Europa e oggi rappresento l'Italia. Sono stato anche per 4 anni nel gruppo innovazione alla direzione generale innovazione della Commissione Europea a Bruxelles, questo per inquadrare un pochettino qual è il mio background. Lavoro anche in organizzazioni pubbliche e private, sia come docente a Tor Vergata nel dottorato di ricerca, sia come consulente di organizzazioni di enti locali. Ma la mia carriera è stata prevalentemente in multinazionali italiane e straniere, in diversi settori, nella finanza. Mi è capitato alla fine degli anni 90 di stare seduto dall'altra parte del tavolo con uno dei miei idoli, Renato Soru, di cui ero affascinato a quel tempo della sua capacità visionaria, nell'industria, nei servizi, nella formazione per la nuova imprenditoria, e ho fatto anche per diversi anni il valutatore per conto degli Stati Uniti nel Fulbright Best sulle innovative dei giovani per la nuova imprenditoria. Vi parlerò dell'ultimo documento che l'OCSE ha prodotto. Diciamo che noi ci riuniamo 2 volte l'anno e siamo oltre la 100ª riunione. Questi gruppi di lavoro sono dei consigli a disposizione degli studiosi e dei ministri economici praticamente di tutto il mondo. Questo studio riassume quindi le considerazioni degli esperti di circa 80 paesi che partecipano al dibattito e che individuano i cambiamenti e gli aspetti critici delle economie mondiali e suggerisce risposte e contromisure. È in grado di monitorare l'innovazione come conseguenza delle novità della scienza e della tecnologia in tutti i paesi della Terra. Prima di parlarvi di questo studio, voglio condividere con voi, a proposito di questa esperienza, qual è la mia sensazione ogni volta che entro nella sala riunioni. Di solito comprende fra 80 e 100 persone, rappresentanti mediamente 50 paesi, e la sensazione immediata della rapidità dei cambiamenti nel mondo arriva addosso proprio come un pugno immediata, diretta, di volta in volta, ogni riunione. Mentre in passato il dibattito era prevalentemente appannaggio degli Stati Uniti e dei paesi del G8, allargato a qualche intervento dei paesi europei, qualche anno fa in questo dibattito sono cominciati a entrare prepotentemente i paesi cosiddetti BRICS, cioè il Brasile, la Russia, l'India, la Cina e il Sudafrica. Poi negli ultimi tempi sono diventati sempre più frequenti gli interventi dei paesi asiatici minori, si fa per dire, come la Corea, Singapore, l'Indonesia, che si aggiungevano a quelli del Messico, del Canada, e ora anche i paesi del Middle East e North Africa Regions, il cosiddetto MENA.
Questo dibattito dà sempre più la sensazione immediata di quanto il mondo sia diventato, come dice una definizione giornalistica di Thomas Friedman, sia diventato un mondo piatto. Come avevamo già incominciato a sottolineare negli anni 2000 alla direzione ricerca e innovazione in cui lavoravo a Bruxelles, si erano palesati due concetti, due parametri che davano l'immediata sensazione violenta del cambiamento, erano i concetti di tempo e di spazio. Mi aiuterò con una metafora: è come se ora si dovesse giocare una partita di calcio, ma il campo fosse diventato lungo 300 metri anziché 100 e il tempo di gioco fosse 10 minuti anziché 90. Si tratta sempre sì di dover mandare un pallone nella rete, ma tutte le strategie e le tattiche, capite bene, devono essere stravolte. Ovviamente all'origine del perché alla fine degli anni 90 tempo e spazio abbiano subito modifiche opposte, sarebbe bello chiederlo a Renato Soru, che ha avuto tra i primi sulla Terra questa intuizione, e mi piacerebbe un giorno chiederglielo a quattro occhi, ma non mi dilungherò su questo, anche se ovviamente è un qualche cosa in lui che mi ha affascinato fin dal primo giorno che l'ho conosciuto. Credo sia un dato di fatto condiviso che tempo e spazio stanno cambiando rapidamente e che il terzo parametro fondamentale che ha introdotto questo stravolgimento è il concetto, il cambiamento delle risorse. E infatti questo è il messaggio più importante che intendo ribadire adesso, per chi non l'abbia ancora fatto proprio. Non solo questi tre parametri sono quelli che stanno profondamente cambiando il mondo, ma è molto difficile prendere coscienza che la più grande risorsa che sta cambiando è la conoscenza. Ciascuno di voi capisce cosa intendo per conoscenza, in un mondo che produce sempre più servizi. Per conoscenza in senso lato intendo tutto ciò che va dalla formazione alla ricerca, dalle scienze alle conquiste tecnologiche, dalle pubblicazioni ai brevetti, fino alla conoscenza di come sviluppare impresa rapidamente, e questo è un punto a cui ha fatto cenno brillantemente come sempre Renato Soru. L'ultimo documento dell'OCSE del marzo scorso analizza a livello mondiale le sfide per generare innovazione ed elenca una serie di prospettive certamente stimolanti verso cui indirizzare lo sviluppo. Passiamole rapidissimamente in rassegna insieme. L'OCSE raccomanda, per innovare, di aumentare il ruolo e l'impatto delle politiche per la scienza e la tecnologia. Questo significa lavorare per una innovazione aperta, che è poi la conseguenza di una scienza aperta. Quindi promuovere ricerca eccellente trovando nuovi metodi per finanziare la ricerca, incrementare la ricerca nei nuovi servizi soprattutto, migliorare l'accesso al finanziamento per innovare il business, inventare nuovi sistemi per il credito e la tassazione della ricerca e sviluppo. Raccomanda inoltre di sviluppare nuove tecniche per analizzare l'impatto delle scienze e delle tecnologie e comprendere bene le potenzialità di tutto questo. È fondamentale sviluppare inoltre le interazioni che riguardano scienza e innovazione, così come la cooperazione internazionale. Un altro capitolo determinante riguarda come indirizzare l'innovazione, questo è un concetto relativamente più recente, verso tutte le sfide sociali e globali da risolvere. Di nuovo Soru ha già accennato a questi. I nuovi settori su cui indirizzare l'innovazione sono molto vasti, dalla innovazione verde, lui ha parlato delle reti energetiche, all'innovazione per risolvere le sfide della salute e dell'invecchiamento della popolazione, fino all'individuazione di nuove strategie innovative specifiche per lo sviluppo e la crescita. Ovviamente al centro di questo messaggio c'è sempre lo sviluppo dell'Information and Communication Technology dell'ICT. Nel documento c'è una frase del presidente Obama che mi sento di condividere. La scienza, dice oggi, è più fondamentale di quanto lo sia mai stata prima per la nostra prosperità, per la nostra sicurezza, per la nostra salute, per l'ambiente e per la qualità delle nostre vite.
Nei paesi OCSE le sfide cui oggi direi istante per istante l'innovazione cerca di far fronte riguardano i cambiamenti climatici, la perdita della biodiversità, la perdita del suolo, della superficie terrestre, il contrasto a nuove malattie. Purtroppo cominciamo a dare per scontato che scienza, tecnologia e innovazione risolveranno quasi magicamente i problemi del mondo, o peggio che alcuni di questi numeri siano solo delle trovate per vendere magari questo o quel vaccino. Secondo gli esperti dell'OCSE è vero il contrario, molta conoscenza è ancora mancante e che i progressi in tutti i settori sono tutt'altro che scontati. Molti nuovi aspetti invitano comunque all'ottimismo nei confronti della scienza e della tecnologia dell'innovazione, secondo gli esperti dell'OCSE. Nel mondo aumentano i finanziamenti per la ricerca pubblica, cresce la partnership pubblico-privato, l'innovazione nei servizi è sempre più una realtà, la biologia sintetica e la bioeconomia industriale promettono prodigiosi sviluppi. Un'altra materia di cui mi sono occupato a Bruxelles, cioè le nanotecnologie, permetteranno di aprire nuovi orizzonti non solo per nuovi materiali ma anche nei settori della salute, della sicurezza e dell'innovazione verde. La scienza dovrà occuparsi e preoccuparsi, e questo è un fatto che appunto ho avuto sul tavolo a Bruxelles, di evitare fughe in avanti inutili e di tenere aggiornato il dibattito etico su tutto ciò che può stravolgere troppo la sensibilità comune per evitare dei contraccolpi. È forse utile commentare, relativamente ai punti che l'OCSE ha analizzato, qual è la situazione italiana. L'Italia su queste cose non è in una situazione rosea, ma c'è da dire che anche altri paesi europei leader si cominciano a trovare in difficoltà per la velocità e la vastità con cui le sfide si presentano. Penso a paesi leader come la stessa Gran Bretagna, in cui la situazione della ricerca è ancora, ma era fino a poco tempo fa, sembrava molto migliore. Credo che l'Italia dovrebbe lavorare molto di più ad un approccio collaborativo a tutti i livelli, forse è qualcosa che contrasta con il nostro DNA, l'abbiamo sentito all'inizio dal collega. Ogni italiano forse si sente un genio, spesso incompreso, ma resta il fatto che nella ricerca e nell'innovazione in Italia lo spirito, e uso una frase abusata, lo spirito di squadra ha ancora grossissime possibilità di miglioramento, per usare un eufemismo. Anche a livello istituzionale non si riesce a fare sistema, sono frasi già dette, forse perché è più facile distruggere quello che fanno gli altri che costruire assieme. Questo approccio collaborativo è carente nella ricerca e innovazioni tra le istituzioni pubbliche e quelle private. È una lacuna grave che, nonostante tutte le raccomandazioni che sono state fatte negli anni, si va allargando invece di sanarsi. L'Italia infine sembra credere poco nell'importanza della conoscenza come unica e fondamentale risorsa del futuro. Sempre più le giovani menti, e qui veramente ho il cuore che sanguina, in Italia sono indirizzate, e dopo ci parlerà l'amico Scrofina di una cosa interessantissima, sono indirizzate verso lavori inferiori alle loro potenzialità, e questa è una tragedia. Non si riesce a sviluppare una formazione che tenga in grande considerazione fin dai primi anni di vita l'eccellenza. Per cui chi può magari privilegia una scuola privata che presenta altri problemi. Se decadrà ulteriormente il livello della scuola pubblica, l'Italia si troverà ovviamente di fronte a gravi problemi nelle prossime generazioni. Avviandomi verso le conclusioni, dico che concordo con ciò che altri hanno detto. L'Italia ha comunque grandissime potenzialità nei settori della creatività, grazie al suo persistente patrimonio culturale e artistico, ma la spaccatura tra le vecchie generazioni ancora dominanti, orientate verso una innovazione incrementale che spesso genera solo disoccupazione e ritardi, l'esempio di Soru dei due fotografi è perfetto, ma noi continuiamo a lavorare su un'automobile col motore a scoppio senza domandarci che cosa sostituirà l'automobile. Quella è la vera innovazione rivoluzionaria e di rottura col passato. Le nuove generazioni nei paesi emergenti sono quelli che riescono a generare veramente l'innovazione rivoluzionaria e di rottura, producendo i veri nuovi posti di lavoro e la vera crescita, ma questo problema in Italia sembra al momento risolto.
Come sempre, di fronte a un trend innovativo, in questo caso il trend dello sviluppo della scienza, si generano dei naturali controtrend opposti e contrari. È giusto dirlo in questa sede particolarmente. Assistiamo nel mondo, ma anche in Italia, a posizioni grottesche e antiprogressiste che comunque trovano spazio nei media costantemente alla ricerca di notizie curiose o sensazionali. Pensa a chi poco tempo fa, un giovanissimo pensatore che pure ha un largo seguito nel suo paese, cercava di dimostrare che se la Terra girasse non ci sarebbe bisogno di far volare gli aerei, o la notizia comparsa l'altro giorno in Rai che il 46% degli italiani fosse interessato all'orticoltura. Spero che sia una notizia così, insomma, da commentare e da filtrare. Sembra come che quando non si riesce a capire una realtà complessa ci si rifugi in qualcosa di più semplice come gratificazione immediata e diretta. Questa opposizione critica della scienza e del vero progresso è sempre ad un passo dell'oscurantismo, anche se ovviamente scienza e tecnologia non devono essere accettate, e quindi la stessa OCSE raccomanda di trovare dei meccanismi sempre più sofisticati per verificare e valutare veramente gli avanzamenti della scienza. Concludo dicendo che rimanere paralizzati per mancanza di coraggio significherebbe andare incontro ad un veloce declino. L'Italia ha bisogno di visionari, uno ce l'abbiamo qui seduto sul tavolo, di imprenditori dotati del coraggio dei giovani, preparati come lui fu a suo tempo. Non dobbiamo correre il rischio di sprecare questa crisi, bensì cercare di utilizzarla per rifondare la nostra industria, la nostra società e il nostro futuro. Grazie. Grazie professor Borghi. E in tema di grandi sfide, ha usato anche una metafora calcistica, c'è una grande partita che si sta giocando da parecchio tempo ed è nell'ambito della partita dell'euro quella di vedere, di trovare dei nuovi sistemi monetari anche non convenzionali, e il dottor Sebastiano Scrofina si è occupato molto di questo settore, di questo argomento, con un'idea rivoluzionaria e che è anche una grande sfida. Però si parla di baratto. Il baratto è un tornare indietro o un andare in avanti? Allora, grazie innanzitutto per l'invito e per la fiducia accordatami. Ho accettato con molto piacere per conoscere un mondo che non conoscevo, e cercherò di fare buon uso della fiducia che mi avete dato, anche in una tavola con persone con molta più esperienza di me. Mi presento velocemente e mi occupo di sistemi monetari non convenzionali da circa 10 anni, quando creai una delle prime monete locali d'Italia, se non la prima, che poi è confluita in un altro sistema più grande di monete locali attualmente in circolazione. Ho fondato una piccola startup di baratto che aveva delle grandi ambizioni, poi si è un po' ridimensionata, che si chiama Dropis. Adesso lavoro con Telecom Italia in un programma di ricerca sempre sul tema del potenziale uso delle monete complementari, e sono anche consulente su questi temi con altre persone in una rete che si chiama Coin Capital e in associazioni di categoria del settore. Cercherò innanzitutto, se riesco, di contagiare o almeno passarvi la passione per questo argomento così strano, che però mi tiene assolutamente legato appunto da sempre, e più che coraggio appunto la chiamerei proprio una passione assoluta verso l'idea che si possano costruire dei sistemi di transazione economica, quindi di interazione economica tra agenti, quindi tra persone, aziende, che non siano necessariamente quelli che siamo abituati a conoscere, e che disegnarli possa addirittura generare delle nuove dinamiche, quindi darci un potere maggiore rispetto all'economia che spesso subiamo in modo passivo. Sono millenni che non ci sono state grandissime evoluzioni nei fondamentali dei sistemi monetari. Noi veniamo da un sistema monetario basato sul concetto di moneta merce, appunto la moneta è una merce che serve per intermediare gli scambi, ma vedremo in questa presentazione che ci sono delle alternative. Collegandomi un po' anche a quello che è stato detto negli interventi precedenti, in particolare dal dottor Fara e dall'onorevole Soru, riguardo al grande potenziale che abbiamo e che è inespresso, cercherò anche di mostrare come alcuni sistemi
di moneta complementare possano aiutare ad esprimere il potenziale economico inespresso. Innanzitutto vi mostro questo grafico che ritengo importante per contestualizzare il fenomeno. Questo grafico rappresenta la diffusione di sistemi monetari non convenzionali, quindi creazione di nuove monete che non sono le monete delle banche centrali, le monete che siamo abituati a conoscere come denaro. Come vediamo, dagli anni 80 fino agli anni 2000 c'è stata un'evoluzione esponenziale, una crescita esponenziale di queste sperimentazioni. Che cosa rappresentano? Queste sono comunità, persone, organizzazioni, gruppi che decidono di provare a coprire le crepe aperte dal sistema finanziario tradizionale e a creare delle alternative. Quindi questo rappresenta, con questo grafico voglio rappresentare che è un fenomeno importante ed è un processo nel quale siamo inseriti, un processo di rinnovamento di qualcosa che appunto per millenni non era stato toccato, se non appunto negli ultimi secoli, e comunque rimane nella sua natura di merce non ancora modificato. Questo grafico, in questo quadrante, ho cercato di rappresentare i principali modelli di transazione economica che conosciamo e che non conosciamo, per cercare di darvi delle coordinate. Sull'asse verticale abbiamo la diffusione geografica degli strumenti fiat. Con fiat indico il sistema monetario che conosciamo, quindi il denaro che conosciamo, il denaro delle banche centrali, un sistema globale, quindi globalmente accettato, mentre abbiamo dei sistemi che sono molto meno diffusi. Sulla sinistra vediamo il Bitcoin, che è una moneta alternativa di cui forse avete sentito parlare, di cui parleremo velocemente. È una moneta digitale che è molto più affine però alla merce, ad un metallo prezioso, rispetto al denaro. E poi abbiamo il modello del credito mutuale invece sulla destra, che è un modello molto diverso ma anch'esso molto innovativo, di cui parleremo velocemente. Noi evolviamo da sistemi monetari basati sulla merce e sui metalli preziosi, quindi in qualche modo ci siamo spostati nel tempo, da sinistra ci stiamo spostando verso destra, verso dei sistemi sempre più basati sull'idea, sulla natura fiduciaria della moneta. Perché una domanda fondamentale che dobbiamo porci è che cosa sia la moneta, prima di parlare forse di monete complementari. Nei testi accademici che io stesso poi, che mi furono forniti, vengono spiegate le funzioni della moneta, quindi cosa la moneta fa. La moneta è una riserva di valore, un mezzo di scambio, un'unità di conto, ma che cosa la moneta sia, una definizione soddisfacente della sua natura, è molto sfuggente. Allora, innanzitutto la domanda è: la moneta è una merce o è un credito? E ci sono risposte diverse a questa domanda e vediamo che sistemi diversi si collocano diversamente. Ora voglio parlarvi innanzitutto del sistema del credito mutuale che abbiamo menzionato prima. Descritto in questo saggio dell'agosto del 2000, un economista americano ha descritto le implicazioni, gli effetti macroeconomici del sistema del credito mutuale, del quale però vi dirò velocemente appunto di cosa si tratta. Il credito mutuale è un sistema nato e emerso, diciamo, agli onori della conoscenza anche degli economisti grazie allo sforzo di imprenditori svizzeri che negli anni 30 si trovarono in una situazione di crisi economica per alcuni aspetti simile alla nostra e decisero di recuperare le teorie di un economista eterodosso austriaco, generando un sistema di scambio tra imprenditori senza denaro. Ovvero, laddove c'erano potenzialità, appunto quello di cui abbiamo parlato, delle potenzialità produttive, della creatività inespresse e delle necessità di consumo, si creò il modo per mettere in connessione potenzialità e necessità senza l'uso del denaro, che segue delle logiche spesso esterne a quelle dell'impresa, e quindi crearono un sistema di baratto triangolare. Ovvero, il baratto è molto difficile perché richiede la doppia coincidenza delle necessità, quindi è molto difficile trovare una controparte per fare una transazione non monetaria. Il baratto triangolare permette a un'azienda, a un imprenditore, di acquisire beni e servizi da un'azienda e rivenderli a un'altra azienda utilizzando un'unità di conto. In questo caso quindi la moneta viene ridotta a mera unità di conto e ogni partecipante a un circuito di credito mutuale ha un saldo che parte dal saldo zero, oscilla in negativo e in positivo, però senza appunto che ci sia bisogno di moneta.
In questo grafico, che appunto fa parte dello studio di Stoddard, vediamo una delle implicazioni interessanti. In viola è la crescita del circuito di credito mutuale svizzero-vir, che adesso raccoglie quasi il 20% delle piccole e medie imprese svizzere, quindi è un circuito importante. E in blu la disoccupazione. C'è una correlazione che non vuol dire conseguenzialità, ma c'è una correlazione tra questo parametro macroeconomico e la crescita del circuito. Questo perché appunto una delle spiegazioni è che questi circuiti, nel momento in cui la liquidità tradizionale viene a mancare, non riescono a compensare, permettendo quindi all'impresa di esprimere il proprio potenziale e quindi anche compensare gli effetti negativi delle crisi economiche. Il fenomeno non è un fenomeno marginale, ci sono centinaia, più di 500.000 imprese al mondo che fanno credito mutuale, e recentemente la regione Lombardia, ormai da mesi, ha deciso di intraprendere un percorso per stabilire un circuito di credito mutuale all'interno della regione Lombardia. Ci sono anche dei governi che stanno studiando questa soluzione, tra cui il governo dell'Ecuador, per esempio. Le implicazioni di questo modello di moneta complementare sono molto importanti. Innanzitutto, per emettere credito non è necessaria raccolta di risparmio, quindi si slega la necessità, la raccolta del risparmio dall'emissione del credito. Tipicamente il credito viene emesso a tasso zero, senza alcun tasso di interesse, perché non c'è un costo opportunità connesso appunto al risparmio che non è necessario. C'è anche un fenomeno molto interessante. Chi si trova in posizione creditoria tende a spendere velocemente il proprio credito, perché non è una moneta che è fatta per essere accumulata, e in questo modo aiuta chi si trova in posizione debitoria, e quindi c'è una continua e mutuale compensazione delle posizioni. Questa è un'idea che addirittura Keynes propose per gestire il sistema finanziario internazionale, con la sua proposta del Bancor, che fu rifiutata a Bretton Woods. Altri aspetti interessanti sono appunto che il credito viene emesso solo per la moneta è connessa al credito, e non c'è emissione monetaria che finisce in speculazione senza finire poi nelle mani degli imprenditori, che sono quelli nelle quali si spera sempre che possa finire la moneta. E il credito infine è sistemico, per cui credito e domanda sono legate, e quindi non c'è il problema della separazione dei due aspetti. Per stare nei tempi cercherò di volare su un'altra proposta espressa nel 2004, sempre molto innovativa, che si chiama Ripple, è stata ideata da un informatico canadese. In maniera estremamente sintetica, questo informatico analizza il fatto che la moneta bancaria che noi possediamo non è effettivamente moneta, ma non è altro che una promessa, e quindi noi utilizziamo le banche come una sorta di intermediario di fiducia tra parti che però in un mondo globalizzato e connesso potrebbero essere collegate direttamente attraverso quello che lui immagina un grafo di fiducia, in cui i nodi sono delle persone, i vertici sono le connessioni fiduciarie, e addirittura lui immagina un mondo in cui tutti potremmo essere collegati da una sorta di internet della fiducia, che automaticamente possa allocare il credito, rendendo obsoleti il sistema finanziario tradizionale, che è sostanzialmente un intermediario di fiducia. L'ultima idea, e anche in realtà di cui voglio fare menzione, è quella di Bitcoin, di cui probabilmente avete sentito. Bitcoin è innanzitutto appunto un'idea che è stata espressa nel 31 ottobre 2008 in un paper ad opera di un misterioso autore pseudonimo che si nasconde dietro il titolo di Satoshi Nakamoto. Ha risolto un problema informatico rilevante, che è il problema dei generali bizantini. Sostanzialmente Bitcoin è una moneta digitale distribuita, ovvero per la prima volta abbiamo una moneta digitale che non è appunto una moneta fisica, è puramente virtuale, ma non è controllata da alcun singolo server, alcuna singola entità politica o imprenditoriale, alcuna singola organizzazione, è controllata da una rete distribuita in tutto il mondo di macchine. Questa moneta è una moneta scarsa, perché la sua quantità è stata limitata a 21 milioni, per questo è stata comparata a una sorta di oro digitale. Il suo prezzo è salito dai 5 centesimi di dollaro del 2010 ai 250 dollari attuali, quindi c'è stato un grandissimo apprezzamento di questa moneta, perché in molti pensano che questo possa diventare l'internet della moneta, ovvero il futuro monetario, l'oro del futuro a cui tutti dovranno poi fare riferimento per poter effettuare transazioni economiche, e quindi lo
lo hanno acquistato in vista di questa potenzialità. Le implicazioni importanti di Bitcoin sono che innanzitutto è un sistema trasparente, perché Bitcoin è sostanzialmente un registro distribuito attraverso migliaia di computer, un libro mastro dove si tiene traccia di questa moneta e di come passa di mano, ma innanzitutto non si conoscono le identità di chi possiede i conti Bitcoin, quindi per la prima volta c'è un sistema totalmente oscuro digitale, ma totalmente oscuro anche alle autorità politiche. Questo ha degli aspetti positivi e negativi. Si possono fare transazioni in modo pseudonimo su Bitcoin e non può essere manipolato, quindi non c'è sostanzialmente modo di manipolare, falsificare, alterare quello che avviene in questo libro mastro, e per questo il libro mastro è molto affidabile. Qui molto velocemente vi faccio vedere in queste tre righe di codice, se c'è un informatico o qualche informatico in sala, si può aprire un conto Bitcoin, quindi l'alternativa di andare in banca e aprire un conto bancario, con tre righe di codice posso avere un conto che mi permette di ricevere denaro, conservarlo e trasferirlo, e invece con questa, che è tecnicamente una semplice chiamata HTTP, si può addirittura usare il libro mastro per registrare delle informazioni, quindi fare a meno del notaio, registrare su un libro mastro decentralizzato, in questo caso l'emissione di titoli, che non potranno mai essere, emissione che non potrà essere, mai essere smentita, per cui questa tecnologia può addirittura essere utilizzata per scopi non prettamente monetari, senza, facendo a meno delle istituzioni tradizionali. Per concludere, quale sarà il futuro monetario, quale sarà il sistema monetario del futuro? Non lo sappiamo. La moneta, per rispondere alla domanda iniziale, vi propongo una definizione possibile, una risposta possibile, ovvero che la moneta sia informazione, in particolare la moneta sia un protocollo, ovvero una serie di regole con cui scambiarsi informazione, quindi è una lingua. Essendo una lingua, è innanzitutto importante che sia parlata, e nel momento in cui viene parlata, il mondo, la Weltanschauung che si nasconde dietro ogni sistema monetario, perché c'è alla base di ogni sistema una visione del mondo, questa visione del mondo diventa sempre più reale man mano che più agenti economici, che più persone la utilizzano. Voglio leggervi una profezia, tra virgolette, di John Maynard Keynes, espressa in una sua conferenza nel 1930, in cui lui disse: la depressione economica, l'abnorme anomalia della disoccupazione in un mondo bisognoso di tutto, ci impediscono di capire dove stiamo andando. Per almeno altri 100 anni dovremo fingere che il giusto sia sbagliato e che lo sbagliato sia giusto, perché quel che è sbagliato è utile e quel che è giusto no. Avarizia, usura, prudenza devono essere il nostro Dio ancora per un po', perché solo questi principi possono trarci dal cunicolo del bisogno economico alla luce del giorno. Prevedo quindi, in tempi non remoti, il più grande cambiamento mai avvenuto nell'ambito materiale per il genere umano. Ora, Keynes parla di 100 anni, quindi mancherebbero ancora una quindicina d'anni, però volevo dare una nota di ottimismo, perché sono fermamente convinto che nuovi sistemi di interazione, di comunicazione economica, possono aiutarci a risolvere questo problema della disconnessione tra potenziale inespresso e la espressione di questo potenziale. Questo dipenderà sostanzialmente da noi, dalla consapevolezza con la quale sceglieremo gli strumenti monetari da utilizzare e dal fatto anche della possibilità che arrivino delle innovazioni che ancora non abbiamo visto, perché abbiamo visto Bitcoin, ma io sono convinto che ci troviamo ancora all'inizio del trend esplosivo di rivoluzione di sistemi monetari, sperando appunto che si possa avere un nuovo sistema basato probabilmente su nuove tecnologie che ci permetta al massimo di esprimere il potenziale inespresso e la creatività inespressa che ogni essere umano è in grado di offrire. Grazie. Grazie a dottor Scrofina e auguri per questa sfida che continua nel tempo, e speriamo che tanti altri giovani da questo punto di vista seguono questa strada e possano aprire nuovi scenari per l'Italia, che questo paese ha molto bisogno. E cambiamenti. Un grande filosofo, Eraclito, diceva: Pantarrei, tutto scorre, quindi tutto cambia continuamente, e noi dobbiamo fare di tutto, mettendo, come dicono i fratelli massoni, all'interno dei templi dove c'è
un muro incompleto, si chiama così, il piccolo mattoncino per costruire qualcosa di importante. Quindi l'importante per il cambiamento è cercare ognuno di noi di apportare un'idea, un'azione con costanza e coraggio, e per cercare di fare uscire il paese e il mondo dalla stretta globalizzazione. E c'è un bellissimo aforisma di Lao Tzu che dice: quello che il bruco chiama la fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla. Guardiamo al significato e alle nuove opportunità di crescita che abbiamo davanti. La trasformazione da bruco a farfalla non sarà a costo zero, comporterà grandi sacrifici, ma è necessaria per crescere ed evolverci, per stare al passo con i cambiamenti dell'era della globalizzazione. Grazie a tutti per essere intervenuti. Speriamo di rivederci presto.